Buongiorno a tutti. Nel video di oggi affrontiamo l'argomento delle ricerche in internet. A molti studenti della scuola superiore interessa conoscere quali sono le tecniche, quali sono i segreti per trovare in rete le informazioni che ci interessano e poi come presentarle in maniera efficace ai propri professori. La rete, come ben sapete, è molto vasta, migliaia e migliaia di pagine, di siti. Il loro numero si conta con l'ordine di grandezza delle migliaia di miliardi. Tuttavia, la rete, così come vasta, ospita anche i motori di ricerca, cioè quegli strumenti che ci consentono di arrivare direttamente ad individuare i siti, le pagine che ci interessano. Come nasce questo motore di ricerca? Come funzionano i motori di ricerca? I motori di ricerca fondamentalmente sono delle società che si occupano professionalmente di inviare attraverso la rete degli spider, dei software, che vanno a visitare il più grande numero possibile di pagine web e di queste pagine estraggono i caratteri salienti, le parole chiave, le immagini più ricorrenti, il contenuto relativo a un argomento piuttosto che a un altro. E tutta questa enorme mole di dati che gli spider vanno a indagare all'interno delle pagine dei siti web viene poi archiviata in un database, in un archivio di proprietà delle società che si occupano di gestire i motori di ricerca, il quale mette poi in ordine, cataloga le informazioni trovate. Così noi, quando andiamo a digitare un termine nella casella del motore di ricerca, andiamo in realtà non a interrogare la rete, ma andiamo a interrogare il catalogo del motore di ricerca. Questa operazione viene svolta da migliaia e migliaia di computer che, lavorando tutti insieme nella rete, spostandosi ovviamente anche a seconda delle località geografiche più vicine all'interlocutore che fa la domanda, forniscono in tempi brevissimi una serie di risultati. I principali motori di ricerca, voi sapete, oggi, per citarne sono alcuni, sono Bing della Microsoft, nato relativamente di recente, sono Yahoo, che da molto tempo si occupa professionalmente di catalogare i siti web, e del arcinoto, del più diffuso, Google, che per primo ha iniziato qualche tempo fa, stavano finendo gli studi, Larry Page e Sergey Brin decisero di costruire un algoritmo di ricerca, che vuole dire un ragionamento col quale fare la ricerca, che fosse più efficace dei competitors che avevano allora. A quei tempi, infatti, la rete, parliamo degli anni 80, fine anni 80, veniva catalogata da motori di ricerca che spesso, anziché fornire le ricerche con un ordine relativo all'importanza del soggetto, davano le ricerche, i risultati di ricerca, con l'ordine proveniente da chi pagava. Mi spiego meglio. Quando voi andate a digitare una ricerca, i risultati compaiono in ordine, sono pagine e pagine di risultati. E si sa che normalmente lo studente, o comunque chi si serve del motore di ricerca, non va a guardare la pagina 18 o la pagina 19. Ognuno di noi guarda i primi risultati della prima pagina, qualche volta si arriva alla seconda, alla terza, ma normalmente sono i primi risultati quelli su cui si sofferma il navigatore. E all'epoca molti motori di ricerca vendevano le prime posizioni, di modo che chi andava a fare una ricerca non trovava subito il risultato pertinente, ma trovava in prima posizione il risultato di chi aveva pagato per stare lì. Inutile dirvi il vantaggio di occupare i primi posti nei risultati di ricerca. I due studenti allora pensarono di
fare una cosa scientifica, cioè dire attraverso tutta una serie di ragionamenti, pensate l'algoritmo di Google sono costituito da oltre 1 miliardo di righe di ragionamenti, pensarono di dare effettivamente il miglior risultato possibile, prescindendo da qualunque pressione, da qualunque spinta, da qualunque raccomandazione, da qualunque pagamento, per avere il primo posto o i primi posti nei risultati di ricerca. Perché fecero questo? Fecero questo in vista di un ragionamento commercialmente valido, e cioè dissero: innanzitutto soddisfiamo coloro che fanno le ricerche con il miglior risultato possibile e acquistiamo e guadagniamo credibilità e acquistiamo e guadagniamo audience. Poi successivamente faremo pagare quelle che sono le ricerche, quelle che sono i risultati di ricerca sponsorizzati che metteremo a un lato, ai quali metteremo sopra una barrettina dicendo questa è pubblicità, ma la parte centrale la diamo buona. La loro idea, l'avete già capito, ebbe un enorme successo. Infatti, mentre all'inizio il motore di Google indicizzava 20, 30, 40 mila siti, oggi arriva a coprire il mondo e è il più diffuso. E effettivamente i due studenti sono diventati molto ricchi perché, fornendo il servizio delle ricerche ottenute con la massima precisione possibile nella parte centrale della pagina dei risultati, vendono poi la pubblicità che sta sul lato destro del sito oppure che sta nella barra in alto coloratina un po' in giallo. Quale sia effettivamente l'algoritmo, cioè il contenuto dei ragionamenti con i quali Google determina la posizione nei risultati di ricerca di una pagina web piuttosto che un'altra, è ovviamente oggetto di studi per tutti coloro che vorrebbero essere in queste prime pagine, ma l'algoritmo è rigorosamente segreto e fa parte del bagaglio, diciamo, del core business di Google. Oggi questo algoritmo si ritiene sia anche integrato con tutta una serie di elementi che Google ha, perché oltre a gestire questo motore di ricerca gestisce, come voi ben sapete, anche YouTube, gestisce anche tutta un'altra serie di siti, di browser, di software per navigare, di software per scrivere, di software per catalogare anche libri, e tutto l'insieme di questi dati fornisce anche elementi relativi alla popolarità delle pagine del web, e quindi anche l'elemento della popolarità, cioè l'elemento relativo a quanti visitatori visitano una certa pagina piuttosto che un'altra, contribuisce a determinarne la posizione nell'ambito dei risultati di ricerca che abbiamo ottenuto. Questo per quello che riguarda i meccanismi base del funzionamento. Potremmo dire ancora forse una cosa per capire meglio, quando facciamo ricerche, in quale ambito ci troviamo, ci domandiamo: ma chi paga tutto ciò? Chi paga il servizio che Google ci offre mentre noi andiamo a ottenere un risultato di ricerca attendibile? Bene, questo diciamo, il business si basa sul fatto che gli inserzionisti pagano la posizione nella prima pagina, nella seconda pagina, dei risultati sponsorizzati. Pagano per essere in prima pagina con risultati sponsorizzati separati dai risultati della ricerca vera e propria. Noi non spendiamo niente, come nel caso di spot televisivi, che gli inserzionisti in televisione pagano per stare all'interno dei programmi che ci interessa vedere. Quindi noi non spendiamo niente, loro spendono per stare lì, e quando noi clicchiamo su queste pagine e andiamo a vedere non i risultati di ricerca tipici, ma i risultati di ricerca sponsorizzati, bene, lì chi riceve il contatto pagherà un qualche cosa.